open source, quindi a codice aperto, ed è stato appunto realizzato in brevissimo tempo e installato in Uganda. Successivamente si è recato nello stesso ospedale il professor Rossetti, che ha cominciato a recepire le prime richieste di modifica, no? Per il primo utilizzo, e quindi successivamente un sistema, grazie anche al gruppo Puglia, di SF Puglia, sono nate le prime modifiche. La prima modifica principale è stata quella di internazionalizzare, ovvero fare in modo che il programma realizzato per l'Uganda, quindi con lingua inglese, potesse essere facilmente convertibile in altre lingue. Quindi la prima cosa che si è fatta è convertirlo per una lingua francofona, per i paesi francofoni. Lo stesso programma, nel tempo, quindi dal 2005 ad oggi, è stato installato in vari siti in Kenya. Qui vediamo Kinangop, Wamba e Sololo, però adesso c'è anche Mativi, diciamo, dall'agosto di quest'anno è presente anche Mativi. È stato installato in Benin, in Chad, Congo. L'esigenza è appunto quella di coordinare numerose iniziative differenti, con la possibilità anche di coordinare le richieste di Open Hospital. Adesso attualmente Open Hospital è caricato su un repository famosissimo, che è SourceForge, attraverso il quale è possibile anche inviare le richieste di modifica, quindi recepirle, e fare in modo che appunto programmatori di qualsiasi parte del mondo, come me per esempio, che sono italiano però è in Kenya, possano accedere al programma, visualizzare tutte le sue parti, modificarlo, utilizzarlo, cambiarlo a proprio piacimento. E qui si è inserita, diciamo, la mia esperienza. Io ho fatto un anno di servizio civile in Kenya, e quello che mi sono trovato a fare appunto è quello di informatizzare un ospedale, un ospedale che non aveva nessun programma di gestione della cartella pazienti. Quello che ho fatto è stata una ricerca, principalmente, di vari software disponibili. C'erano già diversi open source gratuiti, però appunto, come diceva Roberto, sicuramente non ci sono più morti di cesario, questo per fortuna è il primo unico obiettivo che è stato raggiunto, però ce ne sono aggiunti altri. Quindi in realtà l'ospedale nel Taraka lì è diventato l'unico ospedale di riferimento serio. Nel senso che c'è un ospedale governativo, non è anche tanto lontano, un'ora e mezza, che però è l'ospedale di Marimanti, che però un malato entra e esce, ha detto che si esce con due, tutti le volte, non ci sono posti letto, spesso i malati stanno in due o in tre sullo stesso letto, e sostanzialmente si fregano i soldi, cioè, come facciamo, abbiamo fatto anche qui, penso che sia una cosa che è insita nell'essere umano, quindi fa molti problemi. E ultimamente stanno arrivando, la maggior parte dei casi di maternità sono proprio da questo ospedale, è possibile appunto inviare le richieste e ottenere una risposta in tempo breve. Io verificherò, cioè in gennaio dovrei installare la parabola, quindi la presenta le installeremo insieme e verificheremo praticamente com'è questo, qual è il livello di servizio, perché è completamente diverso poi invece da quello possibile appunto inviare le richieste e ottenere una risposta in tempo breve. Io verificherò, cioè in gennaio dovrei installare la parabola, quindi la presenta le installeremo insieme e verificheremo praticamente com'è questo, qual è il livello di servizio, perché è completamente diverso poi invece da